sempre sul web dedicato, come di consuetudine, a delle attività laboratoriali e seminari di confronto tra i partecipanti e la comunità. E quest'anno presento un piccolo aspetto di novità, perché oltre ad avere la possibilità di far collaborare per un'attività seminariale i principali esponenti delle comunità di sviluppo di Drupal e di WordPress, che presenteranno numerosi plugin collegati ai temi dell'accessibilità, dell'amministrazione trasparente e della gestione dei siti web delle scuole in relazione con la più recente normativa, abbiamo anche due iniziative originali che per la prima volta presentiamo. Un seminario su Linux per la scuola, dove verranno presentate soluzioni complete che riguardano sia la parte didattica sia la parte amministrativa e gestionale, con come punto di riferimento la distribuzione cosiddetta Rock Solid di Debian. E poi invece avremo una ripresa del tema della comunicazione della mattina da parte di Caterina Policaro e Federica Scarione intorno al social media behavior, cioè come i ragazzi si comportano a scuola con i social media utilizzando i loro dispositivi di connettività e su quali politiche studenti e comunità scolastiche dovrebbero condividere ed adottare, ovviamente sapendo che i social media in realtà, oltre ad essere un'occasione di distrazione, sono, come sappiamo tutti, una grande occasione di apprendimento e di condivisione. Stiamo facendo vedere ai nostri colleghi come utilizzare Win, come utilizzare Linux, come funziona, quali sono gli aspetti positivi e la sua facilità di utilizzo. Linux è un sistema aperto, un sistema libero che offre moltissimi programmi utili per la didattica, spesso poco conosciuto, ahimè, e quindi questa è, ecco, una buona occasione per avvicinare i docenti interessati a questa soluzione economica e libera per la scuola. Io porterei il discorso, e poi passo la parola a Federica su questo, perché ci colleghiamo. Canale di comunicazione con le famiglie può diventare anche il Twitter della scuola, come credo che fate lì. Io ho provato da me, per le poche notizie, o il Facebook. Twitter è più facile da gestire, forse anche più immediato e richiede meno elaborazione di contenuti come diffusione. La pagina Facebook della scuola va gestita poi in un certo modo, perché anche lì rientra, è come il webmaster del sito, cioè compiti ben precisi, chiaramente non tutto quello che ci passa per la testa sui canali social della scuola, ma è comunicazione istituzionale. Il canale Twitter, la pagina su Facebook, insieme al sito web, sono tutti strumenti per sentirsi parte di una comunità, per avere tutte le informazioni necessarie. Non sono solo un momento ludico e magari anche molto goliardico della propria esistenza. Quindi vi farò il tutorialino anche su lì. Cioè, quando si carica l'allegato basta dirgli è già tutto pronto. Esatto, perché è importante averla. L'impronta di Ash, quindi faremo, caricheremo gli allegati che gli dà l'impronta di Ash. È già in gruppo al bene fatto. È già qualcosina l'impronta di Ash, quelli non firmati. Io questo non lo so. Però l'impronta di Ash funziona solo dentro un file digitale. Non è che dopo tu lo stampi e vuoi vedere se quello che è, cioè, voglio dire, non...